Quest'oggi a Detto Fra Noi parliamo di rugby. Sapete che Radio Birichina TV è media partner di Zebre Parma e quindi è un piacere, li accogliamo. Leonard Krumov di seconda linea alle Zebre dall'estate del 2017, 100 presenze con il club, e Giovanni Licata, capitano delle Zebre da questa stagione. Benvenuti, ciao! Ciao, buonasera, piacere anche per noi. Il piacere è nostro. Allora, partiamo da Giovanni Licata. So che per voi è chiaramente un periodo molto caldo, diverse le competizioni. Spiegaci un po' il torneo a cui parteciperete fra poco. Ecco, è la ripresa del torneo che in questo periodo ha avuto un fermo, diciamo, per il Senazioni, per i ragazzi che hanno giocato, di cui se ne è parlato tanto, dato gli ottimi risultati. E riprendiamo il campionato questa settimana contro Leicester, che sono praticamente una delle squadre più titolate del campionato e attualmente prima in classifica. Quindi sarà una bella sfida a Parma questo fine settimana. Come vi state preparando? Beh, ci stiamo preparando bene, la settimana di allenamento sta andando molto bene, stiamo lavorando appunto su quali sono i loro punti di forza, i loro punti deboli dove attaccare, e stiamo mirando su quello. Senti, cosa chiederai ai tuoi compagni prima di scendere in campo? Si può spoilerare un po'? Beh, quello che posso dire è che chiederò di dar tutto, cioè partite del genere e occasioni del genere capitano poche volte in una carriera di un giocatore, quindi non c'è nemmeno da chiedere qualcosa, penso venga da ogni giocatore la voglia di poter dar tutto quello che si ha in questa partita. Assolutamente. Leonard, invece, a te chiedo un attimino come sta procedendo la stagione. Beh, la stagione sta procedendo molto bene, abbiamo avuto degli ottimi risultati quest'anno con delle partite sempre vissute un po' sul filo del rasoio. Alcuni risultati avremmo potuto portarli a casa, però per una cosa o per un'altra non ci abbiamo fatta, però secondo me stiamo dando sempre un ottimo spettacolo per tutti i tifosi che comunque ci seguono. Cosa significa essere centurione delle Zebre? Significa aver vissuto tante cose, aver fatto tante partite, ma soprattutto entrare a far parte di una cerchia ristretta. Io sono l'undicesimo e ne vado orgogliosissimo, perché comunque ormai non è più solo una squadra quanto una famiglia, quindi ogni anno giocatori nuovi, altri giocatori vanno, però alla fine della fiera siamo tutti sempre una famiglia, sia chi resta che chi va. Allora, tu dicevi la famiglia, la squadra è famiglia, i tifosi invece fanno tanto per voi. Cosa significa avere la tifoseria che parteggia per voi e chiaramente vi dà un input anche in campo? Beh, decisamente quando siamo lì per fare meta o comunque vicino alla linea di meta, sentire i tifosi e soprattutto Est 155 che ci incita, che fanno i cori e tutto, insomma, ti dà una carica in più per aiutarti a fare quella meta. E poi ci si gode meglio anche il terzo tempo, no? Se tutto va bene. Allora, ti chiedo di invitare i nostri telespettatori alle prossime partite, soprattutto a questo match importante che si terrà l'evento al Lanfranchi, quindi invita tutti i nostri telespettatori a seguirvi. Beh, Leo, fallo tu. Vai capitano, lei è più adatto. No, io sì, sicuramente invito tutti a guardare la partita e chi riesce anche a venire allo stadio, perché sicuramente è uno spettacolo, è un'occasione da non perdere, soprattutto se lo scopo, cioè se la partita si porta a casa. Avete capito, dovete andare a tifare chiaramente le Zebre Parma, ricordo che hanno anche il sito, hanno i social, quindi potete trovare anche tutte quante le informazioni, ma l'importante è esserci in campo a 360 gradi. Grazie per essere stati con noi e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Happy.